CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. Buona giornata ancora da Radio CBSN per questo lunedì, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. La CGIL di Brindisi interviene sull'ospedale di Francavilla Fontana all'indomani delle dimissioni del primario nel reparto di ostetricia, chiedendo alla dirigenza della stessa ASL brindisina il ripristino completo del reparto, privo del punto nascite per la cronica carenza di personale. Chiede anche alla ASL e alla Regione di attuare immediatamente le procedure di stabilizzazione del personale. Nella mattinata di domenica, in un'abitazione di Francavilla Fontana, è divampato un incendio nel vano cucina. Due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco. Una donna di 61 anni è stata portata in ospedale. È stata portata dai soccorritori del 118, chiamati dai passanti che hanno notato uscire fumo da una finestra. Sembra che l'incendio sia partito dai fornelli della cucina. Dopo Gioia del Colle e Bari, l'amministrazione comunale di Latiano ha voluto ospitare nel locale cimitero un'area dedicata ai defunti di fede musulmana, visto che Latiano ospita da 40 anni una comunità marocchina. Un'area dedicata al culto dei defunti di fede musulmana è un atto di riconoscimento e di dialogo, ricordando che a Latiano c'è anche una piccola moschea. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Ceglie, Ostuni e San Vito de Normanni, lavori che riguardano l'installazione di nuove opere. Per questi lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica domani martedì 5 novembre. A San Vito sono interessate via Marconi, Calvario e via Brindisi. Ad Ostuni le contrade Campanile, Fumarola, Impiccato e via Martina Franca. Ed infine a Ceglie via Cosenza, Epifani e via Torino. La sospensione avrà la durata di 8 ore, dalle 8 alle 16, e i disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica. Secondo appuntamento del programma di presentazione della nuova Apposto, applicazione dedicata alle attività commerciali insistenti nella zona del DUC Valle d'Itria, distretto diffuso del commercio che abbraccia i comuni di Celemessapica, San Michele Salentino e Cisternino. E dopo l'evento svoltosi nelle scorse settimane a Ceglie, questo pomeriggio è previsto un incontro per presentare la nuova piattaforma tecnologica a San Michele Salentino presso la Pinacoteca Comunale Cavallo, con inizio alle ore 15:30. Il 4 novembre San Vito de Normanni ha commemorato questa mattina la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate con una cerimonia solenne. Presenti il sindaco Enrico, il sindaco di San Michele Salentino Allegrini, il capitano dei carabinieri della locale compagnia Vito Sacchi hanno reso omaggio ai caduti con la deposizione di una corona di alloro. Gli interventi delle autorità, degli studenti, insieme alla benedizione impartita dall'arciprete Don Claudio Macchitella, hanno rafforzato il messaggio di unità e memoria, unendo la comunità nel ricordo del sacrificio per la patria. E veniamo alla pagina dello sport. Una domenica spettacolare per lo sport sanvitese, quella vissuta ieri nel pomeriggio, una vittoria convincente per l'Unione Sportiva San Vito contro il quotato Noi Cattaro, battuto per 4-0 con due doppiette di Camposeo e di Sant'Antonio, tra l'altro autore di una strepitosa rete realizzata con un pallonetto partito dal centro del campo. L'Unione Sportiva San Vito di Mimmo Frusi è quindi terza in classifica e tra l'altro anche seconda per quanto riguarda le reti segnate e per la difesa. Sul nostro portale di informazione estenotizie.it ricordo da leggere la cronaca di Mauro De Carlo, che contiene anche l'intervista al difensore Camposeo. E la domenica è stata completata con la prima convincente e sofferta vittoria della Volley San Vito Mesagne nel campionato di Serie B maschile. La formazione allenata dal duo Viva Lorè nel Pala Macchitella ieri sera ha battuto, dopo ben 2 ore e mezza, la squadra napoletana del Romeo Volley per 3-1.
Il sambitese Angelo Cito, per il terzo mandato con il 98,6% dei voti, è stato riconfermato presidente della Federazione Italiana Taekwondo. Nelle prime dichiarazioni Cito ha confermato l'obiettivo di rendere la federazione sempre più moderna, inclusiva e sostenibile. E chiudiamo ricordando che un piccolo grande traguardo arriva per l'Associazione Culturale Arcobaleno, arrivato infatti in edicola il 150° numero del bimestrale di cultura e informazione, diretto con passione da Raffaele Romano. Fin dal primo numero, pubblicato, ricordiamo, nel dicembre del 1999, questa rivista è diventata un appuntamento irrinunciabile per gli abitanti di San Vito e per i fedeli abbonati, diffondendo ogni due mesi storie, notizie e approfondimenti su una vasta gamma di argomenti. Ed è tutto per questo appuntamento di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Ricordo prossimo appuntamento con le notizie su Radio CBSN più tardi alle ore 20 in terza edizione. Tutti grazie per l'ascolto. Da Antonio Semeraro, che ha curato la parte tecnica, da Piero Vasta, che ha condotto in studio. A tutti il buon pomeriggio. CBSN News.